Nord Atlantico, 14 aprile 1912. È una notte eccezionalmente tranquilla. L'oceano immobile sembra uno specchio nero. Nessuno, Alberto, ha voglia di dormire. Il marinaio di vedetta Frederick Fleet avvistò a prua un'enorme massa scura alta 30 metri, a 650 metri di distanza. Fleet suonò tre volte la campana, che significava ostacolo a prua, e comunicò al punto di comando iceberg a prua. Era di guardia il primo ufficiale William Murdoch, il quale dà l'ordine. Tutto a dritta! Nella speranza di evitare l'iceberg a sinistra. E subito dopo. Fermate il motore! Indietro tutta! Per evitare che la nave potesse colpire l'iceberg con la poppa, subito dopo ordinò tutto a babordo. Tutto a babordo! Ma la nave era troppo grande per effettuare velocemente la manovra. Era circa mezzanotte ed eravamo ancora nella sala fumatori quando la nave ha rallentato. Il signor Guggenheim ha mandato uno steward a scoprire cosa stesse accadendo. Al ritorno lo steward ha detto: niente di grave, signore, abbiamo solo sfiorato un iceberg. Aprile 1912, ore 23:40. Nord Atlantico. Latitudine 41 gradi nord, longitudine 50 gradi ovest. La nave più grande e più sicura del mondo, dal pretenzioso nome di Titanic, urta un iceberg di 272.000 tonnellate mentre procede alla velocità di 22 nodi. La parte sommersa dell'iceberg apre uno squarcio di 90 metri a dritta nello scafo del Titanic. Nella collisione, lo scafo del transatlantico subisce una pressione di 2 tonnellate e mezzo per centimetro quadrato. L'acciaio, spesso e ben temperato, resiste, a differenza dei rivetti in ferro che tengono insieme le giunture. I rivetti, sorprendentemente, contengono un eccesso di scorie di fusione, le quali hanno formato all'interno della struttura del ferro delle microcellule che provocano la rottura dei rivetti al momento della collisione. Le giunture si aprono e l'acqua si riversa all'interno. A quel punto il primo ufficiale Murdoch aziona il comando elettrico delle paratie stagne, che iniziano a chiudersi e a sigillarsi una dopo l'altra. Nei ponti superiori non si avverte quasi nulla. L'attenzione di alcuni steward, che stanno preparando gli aperitivi per i passeggeri di prima classe, viene attratta dall'insolito tintinnio delle stoviglie. Nelle cucine cade a terra un vassoio con alcuni panini appena sfornati. Poi siamo usciti sul ponte di coperta. Era cosparso di pezzi di ghiaccio. Alcuni ragazzi ci stavano giocando. La colossale sagoma dell'iceberg stava scomparendo nel buio dietro la poppa della nave. Nessuno dei passeggeri sembrava rendersi conto della situazione. Ore 23:42. Il comandante John Smith si precipita sul ponte. Gli viene riferito che l'acqua ha allagato i locali delle caldaie e che il suo livello cresce rapidamente. Il comandante manda a chiamare Thomas Andrews per consultarsi con lui. Thomas Andrews Jr., 39 anni, architetto progettista responsabile dei transatlantici Olympic e Titanic. Aveva iniziato come apprendista nell'ufficio di progettazione del cantiere navale di cui lo zio, William James Peary, era comproprietario.
Dopo 12 anni, nel 1907, diventa responsabile della costruzione e capo esecutivo dei cantieri navali Harland & Wolff. Partecipò al viaggio inaugurale del Titanic come rappresentante del gruppo di garanzia insieme ad altri collaboratori. Malgrado la calma apparente sul ponte, una profonda inquietudine aleggiava nell'aria. Mi sono imbattuto in Dick Morton. Era quasi irriconoscibile. Ho pensato che potesse sapere qualcosa della collisione. Invece no, Dick non aveva visto niente. Era disperato perché la sua adorata moglie, quella civetta di Florence, aveva deciso di divorziare. Niente di più. Ore 23:52. Il comandante Smith e il progettista Andrews vengono a sapere che il livello dell'acqua ha raggiunto i 4,5 metri in 10 minuti e che 5 compartimenti in una sola volta sono stati allagati. Nel sistema anti-allagamento del Titanic non era previsto un evento del genere. Secondo i calcoli dei progettisti, il Titanic sarebbe dovuto restare a galla anche se 2, 3 o perfino 4 dei primi 5 compartimenti di prua si fossero allagati. Ma siccome le giunture lungo la fiancata aprirono una falla di 90 metri, 5 compartimenti nello stesso momento imbarcarono acqua. I compartimenti non erano a tenuta stagna nella parte superiore, perciò l'acqua tracimò da un compartimento all'altro. L'equipaggio cercò di pomparla fuori, ma la velocità con cui essa entrava nelle stive era 10 volte superiore a quella di pompaggio. Il transatlantico sarebbe potuto restare a galla solo per altre 2 ore. A 00:14, il comandante Smith si recò di persona in sala radio e ordinò di inviare un segnale di soccorso. Il telegrafista Phillips iniziò a trasmettere CQD-MGY Titanic, 41 gradi 46 primi nord, 50 gradi 24 primi ovest. Delle 52 navi che nella notte tra il 14 e il 15 aprile attraversarono l'Atlantico, solo alcune erano dotate di radiotrasmettitori. Tra le navi equipaggiate con radiotelegrafo, le più vicine al Titanic che affondava erano il piroscafo britannico Californian, il Carpazia, il piroscafo canadese Mount Temple, il piroscafo francese La Provence, il transatlantico tedesco Frankfurt, la nave giapponese Ipiranga e la russa Birma. A 00:18 arrivò la risposta del Frankfurt. Ok, attendete. A 00:19 iniziarono ad arrivare le conferme dalle altre navi che avevano ricevuto il radiogramma. Dal Mount Temple, dal transatlantico Virginia e dalla nave da carico Birma. La stazione radio di Cape Race sull'isola di Terranova rispose: segnale ricevuto e inoltrato al continente. Il giovane radioamatore David Sarnoff, sul tetto dei magazzini Wanamaker di New York, ricevette alcuni deboli segnali dal Titanic e li inoltrò. La notte si riempì immediatamente di cariche elettriche. Ma nel frattempo, la nave più famosa del mondo si stava tragicamente e lentamente inabissando. Ero ancora sul ponte. Cercavo di capire cosa stesse succedendo. Mi hanno raggiunto il signor Guggenheim e il maggiore Archibald. Uno steward ci ha fornito il whisky che avevamo chiesto e anche dei giubbotti di salvataggio che non avevamo chiesto. Ci ha spiegato che il comandante aveva ordinato di evacuare la nave, ma che al momento non c'erano ragioni di preoccuparsi, era solo una precauzione. Le tre navi più vicine al Titanic erano il Carpazia a 93 chilometri, il Californian a 32 chilometri e la goletta da pesca Samson a 27 chilometri. Ma nessuna di esse rispose alla richiesta di aiuto del Titanic.
Il telegrafista del Carpazia si era appena recato sul ponte. Il Samson non era dotato di stazione radio e il telegrafista del Californian, bloccato dagli iceberg, era andato a dormire dopo aver inviato l'allerta ghiaccio diverse ore prima. Mancavano un'ora e 55 minuti all'affondamento completo del Titanic. Malgrado l'ordine del comandante di evacuare la nave, nessuno è voluto salire sulle scialuppe per molto tempo. Molte signore hanno detto che sul ponte era troppo umido, perciò sono tornate nel salone. Sentì qualcuno protestare dicendo: perché tutte queste formalità? Torneremo presto in ogni caso. Non è meglio passare questo tempo al caldo e comodi? A mezzanotte e 30, Jack Phillips ricevette una risposta dal Carpazia. Il Carpazia ha ricevuto il segnale di richiesta di soccorso. Arriviamo a tutta velocità, saremo lì tra 4 ore. Il Carpazia era un transatlantico di dimensioni medie della Cunard Line. Era partito da New York l'11 aprile, diretto prima a Gibilterra e poi a Genova, Napoli e Trieste. Quando ricevette la richiesta di soccorso dal Titanic, Arthur Rostron, il comandante del Carpazia, non ebbe alcuna esitazione. Arthur Henry Rostron, 43 anni, comandante britannico della Cunard Line. Malgrado 27 anni di esperienza in mare, ricopriva la carica di comandante soltanto da 2 anni ed era da soli 3 mesi alla guida del Carpazia. In seguito gli furono conferite la medaglia d'oro del Congresso e, dopo la Prima Guerra Mondiale, il titolo di comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico. Nel 1931 divenne commodoro della flotta Cunard. Il comandante Rostron diede l'ordine di invertire la rotta della nave e di correre in soccorso del Titanic. Per aumentare la velocità, fece spegnere l'impianto di riscaldamento e acqua calda. In tal modo il Carpazia riuscì a raggiungere una velocità record di 17 nodi, quando la sua velocità massima era di 14. Contemporaneamente, a bordo si svolgevano i preparativi per le operazioni di salvataggio. Nelle cucine venivano preparati litri di brodo e di caffè. Gli steward recuperavano vestiti caldi, coperte, bottiglie di whisky e di brandy da tutta la nave e i marinai preparavano le scialuppe e le scale. A mezzanotte e mezza era chiaro che il Titanic si stesse inclinando in avanti e l'acqua aveva già raggiunto il ponte di prua. L'evacuazione procedeva con incredibile lentezza. Le donne e i bambini sono stati i primi a venire imbarcati sulle scialuppe, ma c'è stato bisogno di convincerle a lungo, perché non volevano separarsi dai loro mariti e padri. Il signor John Astor ha avuto considerevoli difficoltà a convincere la sua giovane moglie Madeleine a salire sulla scialuppa. Gli era accanto il giovane signor Carter, 10 anni, che voleva ostinatamente imbarcarsi con le donne e i bambini. Il signor Astor gli ha messo in testa un cappello da donna. Non ho idea di dove lo avesse preso, dicendogli: ecco, adesso siete una ragazza e potete salire sulla scialuppa. Il ragazzo, rimasto senza parole, ha obbedito. Le luci di una nave a 16,24 km di distanza erano ben visibili dal ponte di comando del Titanic. Ma perché non rispose alla richiesta di soccorso? Forse non aveva a bordo una radio. Per ordine del comandante, a mezzanotte e 40 minuti vennero lanciati alcuni razzi di segnalazione. Il peschereccio norvegese Samson quella notte stava pescando illegalmente. Il comandante del Samson vide i razzi di segnalazione lanciati da una grande nave, ma ritenne che fossero segnali della guardia costiera e decise di allontanarsi il più rapidamente possibile per evitare guai. I razzi erano bianchi. I razzi di segnalazione possono essere bianchi o rossi. Il loro uso è rigidamente regolato dalla convenzione marittima. I razzi a luce bianca sono usati come segnale di avvertimento, quelli a luce rossa come segnale di emergenza, di richiesta di aiuto. Ma per qualche ragione il Titanic era privo di razzi rossi. I razzi bianchi vennero avvistati anche dal Californian. Herbert Stone, secondo ufficiale di guardia quella sera, li scambiò per fuochi di artificio. Ho incontrato il signor Guggenheim all'ingresso della sala fumatori.
Uscendo mi ha detto, concitato, che la situazione era molto grave, che stavano affondando, che il numero delle scialuppe era insufficiente per salvare tutti e che i soccorsi non sarebbero mai arrivati in tempo. Poi è andato via. In quel momento ho pensato che quei signori americani mancavano di una buona dose di autocontrollo. Al telegrafista Bride venne l'idea di trasmettere, invece del segnale usato abitualmente, il nuovo SOS. Probabilmente non ci capiterà più di trasmettere questo segnale, disse al suo collega per convincerlo. Perciò Phillips cambiò segnale e fu proprio dal Titanic che a 00:45 di quella fatidica notte venne inviato per la prima volta nella storia il segnale SOS. 3 punti, 3 linee, 3 punti. SOS è la sequenza di 3 lettere adatte ad essere trasmesse in codice Morse e non un acronimo. Gli acronimi a cui venne associato, del tipo Save Our Ship, salvate la nostra nave, Save Our Souls, salvate le nostre anime, Swim or Sink, buttarsi o affogare, Stop Other Signals, sospendete altri segnali, furono soltanto successive interpretazioni popolari. Solo poche persone sul ponte superiore avevano capito che la nave stesse affondando. La gran parte dei passeggeri, certa di far ritorno nelle proprie accoglienti cabine, chiese agli steward di preparare del tè caldo. Per evitare il panico, neppure l'equipaggio era stato messo al corrente della gravità della situazione. Per tutti erano solo prove di evacuazione. Tuttavia, 5 ponti più in basso, i passeggeri di terza classe avevano già intuito di essere condannati. Nessuno sarebbe potuto fuggire dal labirinto dei corridoi allagati. Tutte le cancellate che conducevano al ponte con le scialuppe erano chiuse a chiave. Intanto, molte delle scialuppe stavano lasciando la nave con diversi posti vuoti. La scialuppa numero 7, calata in acqua sul lato di dritta a 00:45, aveva 28 posti occupati su 65. La scialuppa numero 6, calata a babordo, cioè a sinistra, aveva 24 posti occupati su 65. La numero 5, sul lato di dritta, 41 posti occupati su 65. La numero 3, calata a sinistra, 33 posti occupati su 65. La scialuppa numero 1, a dritta, 12 posti occupati su 65. Rimanevano a bordo della nave 15 scialuppe e oltre 2.000 persone. Ore 1 della notte, 1:20 prima del completo affondamento del Titanic. Ho visto la signora Brown aiutare i passeggeri a salire sulle scialuppe, cercando perfino di scherzare e di ridere, come al solito. Ma ha rifiutato di salirvi ella stessa, dicendo: «Se anche accadesse il peggio, sopravviverò. Sono inaffondabile, non credete?» Ma poi è stata quasi costretta a salire su una scialuppa. Ho sentito le sue grida, piene di indignazione. Ore 1:15 della notte. La scritta Titanic sulla prua della nave scompare alla vista. I compartimenti a tenuta stagna imbarcavano 5 tonnellate di acqua al secondo. La nave si inclinò sempre più pesantemente a prua. Se in quel momento fosse stato possibile allagare 2 compartimenti a poppa, la nave sarebbe stata riportata in equilibrio. Sarebbe bastato creare un bilanciamento aprendo le paratie stagne per consentire all'acqua di defluire nei compartimenti di poppa. Ma nel progetto dell'inaffondabile Titanic non era stato previsto un sistema di controallagamento. L'orchestra stava ancora suonando, ma nessuno la ascoltava. C'erano persone con il salvagente che correvano da una parte all'altra della nave. Quando mi imbattei nei Morton, Florence sembrava paralizzata dal terrore. Anche Dick non sembrava in grado di ragionare. Ero già a conoscenza del fatto che a dritta, dove le operazioni di imbarco erano sotto il controllo del signor Lightoller, solo alle donne e ai bambini era concesso di salire sulle scialuppe. Così trascinai i Morton sul lato opposto, dove a dirigere le operazioni c'era il signor Murdoch.
William McMaster Murdoch, 39 anni, primo ufficiale. Dal 1900 prestava servizio sulle grandi navi da crociera della White Star Line. Nel 1903 aveva salvato il transatlantico Arabica da una collisione, correggendone personalmente la rotta. Era l'ufficiale di guardia la notte del 14 aprile, quando cercò con la sua esperienza di evitare la collisione del Titanic con l'iceberg. Il prossimo! Piano, non accalcatevi! La regola a cui Murdoch si attenne scrupolosamente durante l'imbarco sulle scialuppe era: prima le donne e i bambini, poi gli uomini, se restano posti disponibili. In seguito venne appurato che il 75% dei sopravvissuti era stato fatto evacuare sul lato di sinistra sotto la guida di Murdoch. Ore 1:30 di notte, il ponte di prua è già invaso dall'acqua. Gli addetti alle gru di ammaraggio accelerano le operazioni. I passeggeri sono nel panico. Il quinto ufficiale, Harold Lowe, lancia in aria un razzo di segnalazione. Gli ufficiali e i marinai non avevano già quasi più il controllo della folla. Mi ha colpito molto Dick Morton. Si è tolto il cappotto, lo ha avvolto attorno a Florence. L'ha sollevata, letteralmente, lanciandola quasi nella scialuppa. «Dick!» ha gridato Florence. «Dick, e tu?» «Non preoccuparti!» le ha risposto Dick. «Ricordati di tenere le mani in tasca, fa molto freddo!» E si è messo ad aiutare gli altri. Ha tenuto a bada la folla, ha preso in braccio i bambini e confortato le donne. Florence continuava a cercare con lo sguardo il marito, l'uomo che fino a poche ore prima chiamava «signor perdente». Lo ammetto, mi sono sentito fiero del signor Richard Morton, come se fosse stato mio figlio. Ore 1:35 di notte. Regna il panico più totale. Approfittando della confusione, Joseph Bruce Ismay, amministratore della White Star Line, riesce a salire su un canotto. In seguito, Ismay si rammaricò di essersi infilato furtivamente nel canotto e di essersi salvato. Il magnate della stampa William Randolph Hearst, suo nemico da sempre, diede il via a una dura campagna denigratoria nei suoi confronti. Ismay venne accusato di codardia, di aver pensato solo a se stesso, a discapito di tante altre nobili vite. Dick ed io eravamo appena riusciti ad allontanarci dalla folla quando abbiamo scorto sulle sdraio del ponte un'anziana coppia. Erano il signore e la signora Strauss, dei milionari statunitensi. Ida Strauss si era rifiutata di salire sulla scialuppa e aveva ceduto il suo posto alla sua cameriera. Ha preferito restare con suo marito. Ho sentito che diceva: «Mio marito ed io siamo vissuti insieme per 40 anni, perciò insieme moriremo». Subito il signor Guggenheim, che sospettavo essere un codardo, si è avvicinato a noi. Sono venuto a sapere che dopo aver messo la sua amante, Madame Aubard, con relativa cameriera su una scialuppa, è andato a cambiarsi d'abito. «Ho deciso di andare incontro al mio destino da gentiluomo», ha spiegato. «Sì, questa notte è davvero piena di incredibili sorprese». Ore 1:45 di notte. Viene calata l'ultima scialuppa. A bordo del Titanic restano ancora 1.500 persone. I telegrafisti Bride e Phillips continuavano ad inviare richieste di aiuto. Alla fine, i passeggeri di terza classe, fino ad allora bloccati nelle viscere della nave, si riversarono sul ponte superiore solo per rendersi conto che non vi erano più scialuppe di salvataggio. Mancavano 35 minuti al completo affondamento del Titanic. Ho detto addio a Dick Morton e, lasciandolo, gli ho dato alcuni consigli su come sopravvivere. Se è davvero sicuro che l'uomo sia padrone della sua vita, perché allora non dovrebbe provare a salvarsi? Metterò qui per iscritto questi consigli.
nel caso il mio diario venga recuperato. Perciò, se siete su una nave che affonda nell'Atlantico del Nord con una temperatura esterna di circa 0 gradi e avete bisogno di resistere il più a lungo possibile, per prima cosa vi consiglio di bere qualche sorso di rum o di whisky. Vi aiuterà a conservare il calore un po' più a lungo. Secondo, mettete il salvagente al di sotto del cappotto e non al di sopra. Terzo, nuotate il più lontano possibile dalla nave che affonda per evitare di essere risucchiati dal vortice che essa, inabissandosi, creerà. Quarto, se trovate un pezzo di legno o qualsiasi altro oggetto che galleggi, aggrappatevi ad esso e cercate di mantenervi il più possibile fuori dall'acqua. E state il più lontano possibile dalla calca. Ma tutto qui. Ore 2 e 5 di notte. L'acqua ricopre la sezione di prua del ponte. Ore 2 e 7. Il comandante Smith si reca in sala radio per l'ultima volta e dà ordine ai telegrafisti di interrompere ogni attività e di mettersi in salvo. Mentre Bride prende i documenti, Phillips continua a inviare gli SOS. Il comandante fa ritorno sul ponte. In quello stesso momento, il progettista Thomas Andrews ferma l'orologio della sala fumatori. Anche il giornalista William Stead è lì e scrive i suoi ultimi appunti. Non so spiegare perché me ne stia qui a descrivere quello che è successo stanotte. Il mio destino è di affondare insieme al Titanic. Chissà che cosa ne sarà di questo diario. Però, quale ironia. La nave inaffondabile che cola a picco proprio durante il suo viaggio inaugurale, in una notte con una calma perfetta e in appena 1 ora e mezza. E questo sarebbe il simbolo del potere dell'uomo. Una sfida corazzata alla natura. Una nave che nulla teme, colossale, maestosa, invincibile, che avrebbe dovuto mostrarci la via verso un'era di sconfinata prosperità, di cui si diceva che non vi fosse forza al mondo in grado di ostacolarne il cammino. Ore 2 e 10. Cade il primo fumaiolo. Il ponte di comando viene sommerso. La poppa è sollevata in aria. Le luci sono ancora accese. Ore 2 e 13. Il corpo del Titanic affonda fino al livello del terzo fumaiolo. L'inclinazione dello scafo è di 40 gradi. Ore 2 e 15. La poppa del Titanic si innalza a 60 metri sull'acqua, con le eliche completamente in vista. Ore 2 e 17. Viene trasmesso l'ultimo SOS. Salta l'energia elettrica, le luci si spengono. Ore 2 e 18. Lo scafo della nave si spezza tra il terzo e il quarto fumaiolo. La sezione di prua affonda immediatamente. Quella di poppa si posiziona in verticale. Ore 2 e 20. La sezione di poppa del Titanic affonda completamente. Il relitto della regina degli oceani, il transatlantico più sicuro al mondo, si inabissa alla velocità di 20 nodi. Quasi 1000 persone si ritrovarono in acqua. In 625 aspettavano di essere soccorsi in scialuppe che erano in gran parte semivuote. Molti dei naufraghi muoiono lentamente di ipotermia. Il comandante Edward John Smith affonda insieme alla sua nave senza neppure tentare di mettersi in salvo. 4 dei 7 ufficiali sopravvissero: Herbert Pittman, Harold Lowe, Charles Light Toller e Joseph Boxall. Del personale medico si salvò solo Evelyn Marsden, infermiera dei passeggeri di prima classe. Il telegrafista Jack Phillips morì. Il suo collega Harold Bride riuscì a salvarsi a nuoto. Solo 1 dei 5 impiegati postali si salvò. Tutti e 10 i membri del gruppo di garanzia del cantiere navale Harland & Wolff, guidati dall'architetto Thomas Andrews, persero la vita.
Neppure gli 8 membri dell'orchestra di bordo si salvarono. Dei 300 tecnici imbarcati con varie mansioni, tra cui ingegneri, addetti alle caldaie, elettricisti, pompieri, fuochisti, idraulici, magazzinieri e facchini, solo 69 sopravvissero. Dei 500 addetti del personale di servizio, ne sopravvissero solo 29. I passeggeri John Astor IV, Benjamin Guggenheim, la coppia Strauss, il maggiore Archibald Butt e il giornalista William Stead morirono. Furono 1.490 le persone che quella notte persero la vita, di cui 1.332 uomini, 106 donne e 52 bambini. I 3/4 delle vittime erano passeggeri di terza classe e membri dell'equipaggio. Di chi fu la colpa? Se nella costruzione del Titanic non fossero stati usati rivetti in ferro, ma in acciaio, lo scafo della nave avrebbe retto alla collisione con l'iceberg. Se fosse stato dotato di un sistema di controallagamento, la nave probabilmente avrebbe potuto riprendere il normale assetto e attendere con calma l'arrivo dei soccorsi. Se il telegrafista del Californian fosse andato a letto un'ora più tardi quella notte, avrebbe ricevuto il segnale di aiuto del Titanic e il Californian sarebbe potuto arrivare già dopo un'ora. Se il Titanic avesse avuto a bordo i razzi di segnalazione rossi, le vedette del Californian e del Samson avrebbero riconosciuto la richiesta di aiuto e due navi sarebbero arrivate sul luogo del naufragio. Se a bordo del Titanic ci fosse stato un numero sufficiente di scialuppe di salvataggio, tutti i passeggeri sarebbero stati fatti evacuare e se le scialuppe fossero state riempite, molta più gente si sarebbe salvata. Ore 2:30 di notte. 20 scialuppe andavano alla deriva, sia in gruppo che isolate, in un raggio di circa 8 chilometri, di notte, in mezzo a un oceano, la cui superficie era piatta come quella di uno stagno. Qualcuno notò che c'era un numero insolito di stelle cadenti quella notte. Altri ricordarono una leggenda secondo la quale, quando qualcuno sulla Terra muore, dal cielo cade giù una stella. Un'unica scialuppa, quella guidata dal quinto ufficiale Harold Lowe, fece ritorno nel luogo dove centinaia di naufraghi stavano morendo di ipotermia nell'acqua gelida e salvò diverse vite. Dopo brevi discussioni, nelle altre imbarcazioni fu deciso di non correre rischi. Cara mamma, non preoccuparti per me. La tua Florence è finalmente in salvo. Non riesco ancora a credere di essere sopravvissuta a questa notte. All'inizio era solo orrore, orrore insopportabile e gelido. Il buio, le grida, e io sapevo che laggiù il mio Dick stava affogando. Oh, mamma, ha sacrificato la sua vita. Si è comportato come un vero eroe, un cavaliere antico. Come ho potuto trattarlo in quel modo? Mi sentivo delusa. È stato davvero terribile doverlo perdere proprio quando l'amore era riesploso, con rinnovato vigore. Abbiamo atteso a lungo i soccorsi. Faceva freddo, talmente freddo che anche la paura era scemata. Eravamo inebetiti e aspettavamo solo che arrivasse la morte. Nella scialuppa numero 6, il fuochista Fred Barrett, estratto dalle acque, è talmente scosso da brividi di freddo che rischia di ricadere in mare. La milionaria Margaret Molly Brown si toglie la pelliccia di zibellino e gli avvolge le gambe, annodandogli le code di zibellino alle caviglie. Dopodiché organizza una squadra di donne ai remi. Nella scialuppa numero 4, dove l'acqua aveva già raggiunto i naufraghi ai polpacci, la signora Thayer continuò a remare insieme agli uomini per 5 ore. Remare, avrebbe detto poi, l'aveva aiutata a non pensare a suo marito e a suo figlio, rimasti a bordo della nave che affondava. Ignorava che suo figlio Jack, di 17 anni, si era gettato in mare ed era riuscito ad aggrapparsi a un canotto rovesciato insieme al telegrafista Bride e al primo ufficiale Lightoller. Nella scialuppa numero 8, la contessa di Rothes trascorse tutta la notte al timone,
Fu a lei che il marinaio Jones alla guida della scialuppa lo affidò perché la ritenne dotata di maggior coraggio e sangue freddo degli altri naufraghi. In seguito Jones tolse la targhetta di ottone con il numero 8 dalla scialuppa, la fece incorniciare e la inviò alla giovane contessa in segno di ammirazione. E la contessa continuò per molti anni a inviargli gli auguri in occasione del Natale. Al mattino ero oppressa da un pesante torpore. Cercavo di remare, ma non ci riuscivo. Volevo disperatamente dormire. All'improvviso qualcuno ha gridato: «Una nave! Vedo delle luci all'orizzonte che si muovono!» Il piroscafo Carpazia arrivò sul luogo del naufragio alle 4:30 di mattina. A quell'ora erano sopravvissute poco più di 700 persone. Il turno di guardia del mattino sul Californian era cambiato alle 5:30. Il secondo ufficiale, Stone, riferì al primo ufficiale che lo aveva sostituito di una strana nave che aveva lanciato in aria razzi bianchi e poi si era allontanata. Il primo ufficiale svegliò il telegrafista Evans e gli chiese di controllare gli ultimi messaggi per cercare di chiarire la strana storia dei razzi. A Evans furono sufficienti 2 minuti per rendersi conto di ciò che era accaduto quella notte. Il comandante Lord diede immediatamente ordine di avviare i motori e far rotta verso l'area in cui era affondato il Titanic. Alle 8:30 il Californian giunse sul luogo della tragedia. Non c'era più nessuno da salvare. In seguito, il comandante Lord venne accusato di non aver prestato soccorso alla nave che affondava. Andò in pensione in quello stesso anno e per il resto della vita continuò a lottare per riscattare la sua reputazione. È tutto finito e ti sto scrivendo mentre sono a bordo del piroscafo Carpazia che ci ha tratto in salvo. Sono le 9 del mattino e siamo in rotta per New York. Ti spedirò questa lettera non appena arriveremo. Spero che la riceverai tempestivamente. I giornali potrebbero pubblicare di tutto. Un breve telegramma arrivato a New York la notte del 14 aprile e trasmesso dall'Associated Press di Cape Race diceva: «Richiesta di aiuto proveniente dal Titanic. Si parla di una collisione con un iceberg ed è richiesto aiuto immediato». Un altro telegramma diceva: «Il Titanic sta affondando da prua. Sono state calate in mare scialuppe con donne e bambini». Il New York Herald al mattino titolò: «La nuova nave, il Titanic, si scontra con un iceberg e richiede aiuto. Altre navi accorrono in soccorso». E sul New York Times si lesse: «Affonda il Titanic, le donne fatte evacuare nelle scialuppe». Gli faceva eco il The Evening Sun: «Tratti tutti in salvo i passeggeri del Titanic». Harold Bride, il giovane telegrafista del Titanic, venne tratto in salvo con entrambi i piedi congelati. Nonostante ciò, trovò la forza di recarsi subito nella cabina radio del Carpazia per inviare il seguente messaggio: «Il Titanic si è inabissato, 1500 le vittime». Per tutto il tragitto fino a New York, Bride e il telegrafista del Carpazia si alternarono al telegrafo per comunicare i nomi dei sopravvissuti. In seguito, la Marconi Company avrebbe omaggiato Harold Bride con un orologio d'oro con la seguente dedica: «Con riconoscenza per il coraggio mostrato nell'adempiere al suo dovere». Dopo essere stato ricoverato in ospedale, Bride fece ritorno nel Regno Unito. Diversi anni più tardi, avrebbe conosciuto la sua futura moglie grazie a una vecchia pubblicazione sul Titanic. Mamma, non ci crederesti. Mentre stavo scrivendo questa lettera, ho saputo che Dick è vivo. È stato lui stesso a trovarmi e quasi svenivo dalla gioia. Mi ha detto di essere saltato giù da poppa e di essersi allontanato a nuoto dalla nave. Crede di essere riuscito a sopravvivere grazie ai consigli di un nostro amico conosciuto a bordo, il signor William Stead, che sembrerebbe annegato. Il suo nome, infatti, non compare nella lista dei sopravvissuti. Fu Margaret Molly Brown che iniziò a redigere l'elenco dei sopravvissuti quando era ancora a bordo del Carpazia.
Grazie alla sua conoscenza di diverse lingue, poteva facilmente comunicare con i passeggeri di terza classe che non conoscevano l'inglese. Fu per suo tramite che molte persone appresero che i loro parenti non erano tra le vittime del naufragio. Quasi subito, inoltre, avviò una raccolta di fondi per coloro che nel naufragio avevano perso ogni cosa. Quando il Carpazia giunse a New York, la signora Brown aveva già raccolto circa $10,000. Fu sempre lei che in seguito istituì il Comitato dei Sopravvissuti del Titanic e consegnò al comandante del Carpazia, Arthur Rostron, una coppa d'argento. Com'è venuta lunga questa lettera? Arriveremo a New York domani, ma chissà quanto ancora ci vorrà per arrivare a Boston. So di averti inviato uno stupido telegramma in cui dicevo di voler lasciare Dick. Dimenticalo, mamma. Mio marito è l'uomo migliore del mondo. Lo amo profondamente e non mi separerò mai da lui. Il Carpazia arrivò a New York la sera del 18 aprile. Ad attenderlo era una folla di curiosi, circa 30.000 persone. La nave fece il suo ingresso in porto scortata da due rimorchiatori pieni di giornalisti. Le scialuppe del Titanic, recuperate dal Carpazia, vennero portate al molo della White Star Line. Già dalla mattina del giorno seguente, gli operai iniziarono a raschiare via la funesta scritta Titanic. Poi ebbe inizio una serie infinita di indagini legali, sensazionali titoli nelle prime pagine dei giornali. E ovunque fu un fiorire di souvenir di ogni genere. I souvenir dedicati al naufragio della nave superarono di gran lunga quelli prodotti e venduti in occasione del suo sfarzoso varo. E ancora oggi, il Titanic, il cui viaggio nell'oceano durò solamente 4 giorni, 17 ore e 30 minuti, rimane per tutti la nave più famosa del mondo. Da allora sono trascorsi un centinaio di anni. Molte cose sembrano essere cambiate. Abbiamo i voli transatlantici, le esplorazioni dello spazio, l'energia nucleare, i telefoni satellitari, gli ecoscandagli, il monitoraggio degli iceberg, una rete di soccorsi. Ma come in passato, continuiamo a impegnarci per conquistare sempre maggiori prosperità, comodità e sicurezza. E ancora oggi ci ritroviamo senza difese di fronte a particolari eventi, terremoti, tsunami, tifoni, banchi di ghiaccio o un semplice scoglio nel Mediterraneo, con il loro inevitabile strascico. Di chi è la colpa? Nel frattempo, quel che resta dell'inaffondabile Titanic, uno dei maggiori simboli della potenza dell'uomo, una sfida corazzata alla natura, riposa nelle profondità dell'Oceano Atlantico.